un attimo. La vita può cambiare. E le cose semplici a cui eravamo abituati possono diventare ostacoli insormontabili. Con la volontà e con l'unione si possono raggiungere obiettivi impensabili. È quello che è accaduto a Mattia Negusanti, che ha conseguito il suo primo attestato di volo, nonostante i limiti fisici che implica l'utilizzo di un solo braccio. Mattia, carabiniere sopravvissuto a un terribile incidente 4 anni fa e socio dell'Aeroclub Fano, ha raggiunto un risultato straordinario perseverato da molto tempo. Qual è stato il tuo stato d'animo una volta conseguito l'esame? Sì, una soddisfazione personale e ancor di più condivisa da tutto lo staff, il team che mi ha seguito in questo percorso non semplice, iniziato con tante incognite, ma portato avanti veramente con tanta passione da tutti quanti, in primis il mio istruttore, il comandante Filoni, dalla scuola di volo, dalle aziende che hanno speso il loro tempo e la loro passione per far sì che tutto ciò si realizzasse. Un team immenso che mi ha accompagnato fino al cielo, insomma, per cui ha preso il volo con me. Quanto tempo è stato impiegato per la preparazione e poi per l'esame? Sì, diciamo che tutto quanto si è sviluppato in 1 anno e mezzo circa. A dare la possibilità di guidare un ultraleggero e dunque di conseguire l'esame abilitativo è stato anche un piccolo prodigio di ingegneria, il Servofly. È nato grazie a un'idea progettata da Paolo Picchi e messa in opera anche dal cugino Davide Picchi. Poi, grazie ovviamente alla scesa in campo di Hydro e di Tecnoelettra, siamo riusciti a creare questo attuatore che riesce a utilizzare il gas, quindi la manetta del gas del nostro velivolo, ovviamente con un sistema elettrico e quindi utilizzandolo soltanto con una mano. Giornata storica dunque positiva vissuta all'interno dell'Aeroclub, che da sempre pensa al volo come un'attività popolare adatta a tutti, così come Paradrenalina, l'evento che viene organizzato ogni anno. Per Mattia aver raggiunto questo traguardo è solo il primo di una lunga serie di progetti futuri. Il prossimo step sarà quello di prendere l'abilitazione per il trasporto del passeggero, poi il VDS avanzato per poter volare in cieli e spazi aerei non controllati. Vediamo come poter sviluppare e migliorare tutto quanto affinché chiunque possa avere quantomeno la possibilità di provare. A seguito della mia lesione, purtroppo della mia disabilità, spesso e volentieri mi trovo davanti a delle persone che hanno la parola no scritta ancora prima di vedermi piuttosto che di visitarmi, e il mio compito è quello di farli ricredere.